Siamo con Domenico Maffei, responsabile per l'Italia di Oticon Medical, e Alessandro Bassi, responsabile commerciale per l'Italia di Neurelec. Dottori, siete qui a Siena per il congresso delle European Academy of Otology and Neurotology per la prima volta insieme dopo l'acquisizione da parte di Oticon di Neurelec nell'aprile dell'anno scorso. Come sta andando questa collaborazione e cosa presentate qui a Siena? Noi questa è la prima volta in Italia, è l'occasione in cui stiamo insieme, sia come impianti cochleari che come impianti acustici a cuore dell'osso, dopo essere apparsi per la prima volta a Monaco a giugno di quest'anno. E la collaborazione sta avendo i primi passi e altro sarà da arrivare. Comunque tutto bene per adesso. E dal punto di vista di Neurelec ci sono commenti da fare su questo aspetto in particolare prima di parlare dei prodotti? Beh, sicuramente le sinergie con Oticon per quanto riguarda gli aggiornamenti tecnologici e il know-how sono sicuramente di grandissima importanza per lo sviluppo di nuovi prodotti e anche per aggredire una fascia di utilizzatori che in questo momento noi non possiamo seguire come Neurelec fino all'anno scorso. C'è da dire anche che la sinergia dei due brand, e quindi gli utilizzatori delle protesi ancorate all'osso, gli utilizzatori degli impianti cocleari, sono nella maggior parte dei casi le stesse cliniche universitarie e ospedali, e quindi questo porterà sicuramente a una sinergia da parte delle due strutture ad avere risultati molto più confortanti e entusiasmanti sul breve e medio periodo. Ecco, quindi a questo punto voi avete, diciamo, questa collaborazione sugli impianti cocleari e gli impianti ancorati all'osso. Quali sono i prodotti che attualmente avete sul mercato e che probabilmente presentate anche durante questo congresso di Siena? Noi quest'anno appunto abbiamo lanciato il nuovo processore. L'anno scorso abbiamo lanciato un impianto nuovo, quest'anno invece abbiamo lanciato un nuovo processore wireless e all'altro della famiglia di processori più potenti sul mercato e che per il momento sta avendo grandi risultati. I pazienti si sentono molto meglio, molto bene, e anche i clienti, anche i medici sono soddisfatti. Vuole descrivere brevemente le caratteristiche tecnologiche che lo differenziano rispetto a... Il processore praticamente ha dentro di sé il chip, l'ultimo microchip che è uscito con di Oticon. Questo, diciamo, contraddistingue i nostri prodotti, in quanto tutto ciò che esce tecnologicamente avanzato negli apparecchi acustici convenzionali, dopo poco noi lo abbiamo in casa nostra. E questo indubbiamente produce una qualità del suono superiore. Il processore quindi ha una piattaforma tecnologica che ha un migliore anti-feedback, un migliore del mercato, e la tonalità che è il vibratore è un 60% più potente, quindi determinando una maggior possibilità per il paziente di udire suoni ambientali di ulteriori 5 decibel, quindi cose molto buone. E dal punto di vista degli impianti? Questo è esattamente quello che intendevamo prima con sinergia. L'anno scorso abbiamo presentato il nuovo impianto cocleare, che è il modello di Cessone Evo, che è questo che si vede nella foto. In assoluto l'elettrodo più sottile oggi presente sul mercato è quello che ha le migliori caratteristiche tecniche e meccaniche per un inserimento nella cochlea il più autoarmatico possibile, e anche quello che ha la migliore distribuzione degli elettrodi per una copertura frequenziale ideale all'interno della cochlea. E questo è stato presentato l'anno scorso in occasione della riunione di presentazione della nuova acquisizione da parte di Oticon di Neurelec. E quest'anno invece è uscito un nuovo processore, esattamente come per la protesi ancorata all'osso, il NeoConnection, che si beneficia anche in questo caso delle ultime tecnologie in ambito Oticon per quanto riguarda i microfoni, i chip e l'elaborazione del segnale per le protesi acustiche. Grazie, buon proseguimento di lavoro. Grazie.